son tanto felice. Villa Adriana, Tivoli, sul fiume Aniene, quello che vediamo scorrere sotto di noi, alle spalle il monumento della Torre dei Plauzi, un sito romano antichissimo, risalente al primo secolo d.C., in stato di degrado, abbandono, almeno secondo l'associazione Ambiente Trasparente Onlus e tanti cittadini della stessa Villa Adriana, del quadrante di questa città importante della provincia di Roma, che è Tivoli, che testimoniano il loro disagio, il loro disappunto per questa situazione di mala amministrazione o forse abbandono pieno. Questo degrado è una cosa che fa male a tutti quanti. Cioè, parliamo di un posto celebrato in tutto il mondo, la tomba dei Plauzi, fra i 100 monumenti più importanti del mondo, ecco come è tenuto. Io ho iniziato questa mia piccola indagine chiedendo il progetto di questo muro e a fianco il computo medico, non mi è stato mai dato da nessuno. È stato fatto tra l'aprile e l'agosto del 2004. Sì. In quel periodo il cemento armato, mio lavoro, 92 euro al metro cubo costava. Quanto l'hanno pagato? 4.568.300, cioè il cartello originale. Ne parlano, lo sanno tutti. Io ho una documentazione che parla soltanto di questo. La ditta che ha appaltato la cosa è la Otranto Costruzioni. Lo sanno tutti quanti, meno quelli che non lo vogliono sapere. Perché le pompe idrovore lì? Mentre prima poteva andare direttamente l'acqua senza il muro, andava nel fiume e non se ne accorgeva nessuno. Sì. In quel momento si sono accorti che avevano fatto un muro che sbarrava anche l'acqua, e sono 13 anni che le alluvioni qui non sono date dall'Aniene. Questo muro dall'acqua dell'Aniene non è mai stato toccato. La cosa che io ho sempre pensato, che non è stato solo errore, è stato per spendere del denaro. Perché il discorso gira tutto sulla salvaguardia dell'incolumità dell'abitato. Ecco, queste sono le terminologie, è una truffa. È una truffa, l'assessore al comune di Tivoli, dottoressa... Assessore all'ambiente Maria Ioannilli. Credo che parlare di truffa sia, come dire, una cosa un po' forte. In questo nodo si sono accumulati milioni di problemi, devo dire, a partire dalla decisione di, come dire, fare l'espansione urbana proprio a ridosso del fiume. Probabilmente poteva essere trovata una soluzione progettuale diversa rispetto a questo muro, e questo è indubbio. Però quello che vorrei rappresentare a tutti è che in questo momento il problema è riuscire a risolvere le situazioni che riguardano il nodo di Ponte Lucano. Siccome questa amministrazione vuole togliere quel muro, noi ci siamo fatti carico di mettere intorno a un tavolo tutti quelli che devono autorizzare questo intervento, dalla sovrintendenza paesaggistica, da quella archeologica, dall'autorità di bacino, dalla difesa del suolo regionale. Abbiamo pagato con i soldi dell'amministrazione uno studio che abbiamo commissionato a uno dei più grandi e importanti docenti di idraulica che abbiamo in Italia. Lui ci ha dato un'ipotesi, Ubertini, professor Ubertini. Il docente universitario di cui si parlava. Esatto, la prima cosa che va fatta, assolutamente, il dragaggio di questo fiume. Alla prima assemblea, se lei c'era e si ricorda, Ubertini si è alzato alla fine e ha detto: potremmo fare la cosa sicuramente che non sbagliamo, fare il dragaggio. Purtroppo sul fiume Aniene, così come sul fiume Tevere, ci sono delle competenze specifiche. Di chi è la maggiore competenza? L'unica competenza, forse l'unica, è quella regionale. E tutti quei soggetti che lei ha citato prima, attraverso i quali dovrebbe arrivare poi la decisione di fare qualcosa, erano presenti al tavolo nel quale è stato poi deciso e fatto, realizzato l'abbassamento del fiume, del muro di 1,20 m. 27 agosto 2005, sono e lì, passati in quella 13 sede anni. Si diceva che era e c'erano i soldi per farlo. C'era da fare prima o contestualmente a quello il dragaggio del fiume, cosa che non è stato fatto. Lo so, è stato abbassato il muro e quello no. Guarda. Secondo le due cose non potevano essere fatte in maniera separata. Allora, era d'accordo fatto... No, era propedeutico, si dice. In questo momento c'è un percorso che si è messo in piedi. Ora potrebbe anche esitare nuovamente in un nulla, perché, ripeto, la procedura non è semplice, così come addirittura levare i rifiuti. Noi ci siamo fatti fare un preventivo per andare noi a levare i rifiuti, ma noi non possiamo intervenire nell'alveo del fiume. Non potrebbe fare un'ordinanza all'organo competente? Certamente noi possiamo fare un'ordinanza e possiamo intervenire in danno. Non c'è dubbio. Per cui, assessora, possiamo dire che il comune, in questo caso, mai come in questo caso, è dalla parte dell'appello civico che stanno facendo i cittadini, in primis alla Regione Lazio. Scusate, vi posso dire una cosa? Non sto dicendo che l'amministrazione non ha colpe, ce le ha e me ne prendo perché c'è continuità amministrativa. Benissimo. Però quello che dico è che in questo momento noi abbiamo messo in piedi un processo che, se volete, può essere discusso, però con dati certi. Mamma, son tanto felice.